Devo dire che è stata una buona idea invitare il ministro dell'Agricoltura Centinaio qui in Puglia, sta parlando con i contadini, si sta rendendo conto che i contadini pugliesi non sono diversi da tutti gli altri contadini italiani e devo dire questa conoscenza diretta è importantissima. Siamo convinti che bisogna varare un piano B, a prescindere dal frenare il morbo per non farlo risalire lungo l'Italia, a prescindere dal contenimento quindi dalla malattia, dalla ricerca scientifica, bisogna dare un destino all'olivicoltura pugliese che è stata colpita duramente. Qui c'è gente che ha dovuto licenziare, che non riesce più a far funzionare le proprie aziende e adesso bisogna offrire a queste persone la possibilità di combattere con noi questa battaglia senza chiudere i frantoi e le cooperative. Allora, abbiamo fatto il primo sopralluogo in un oliveto ammalato che però è rimasto perfettamente produttivo. Per far questo c'è una lotta chimica, questi sono alberi malati che però grazie ad un preparato sono stati messi in condizione di produrre. Questi alberi sono stracarichi, questa è un'ogliarola, è una delle specie più colpite dalla xylella, questo albero è un albero malato, qui non c'è secco nulla e quindi la prevenzione, ecco, diciamo così, del disseccamento attraverso questo medicinale che viene utilizzato ha dato dei risultati. Però c'è anche la strategia degli innesti e le due strategie non sono affatto in conflitto l'una con l'altra, anzi sono complementari. Insieme questi strumenti secondo me possono dare un buon risultato. Tanto, questo è un albero di ogliarola che è stato innestato con varie specie diverse dall'ogliarola. Vedete, questi sono i vari segni che dimostrano nella simbologia i vari tipi di ulivo che sono stati innestati per verificare se in questa maniera è possibile salvare gli ulivi monumentali, che sono ovviamente quelli che ci preme di più non tagliare, attraverso la verifica della resistenza di queste varietà cultivar, si dice con termine tecnico, diverse dall'ogliarola rispetto alla xylella. E questo evidentemente è un compito molto importante, anche perché può rideterminare migliaia, centinaia di nuove cultivar di ulivo fino ad oggi non utilizzate, che potrebbero essere resistenti o, speriamo in un miracolo, addirittura indenni dalla malattia, ma bisogna studiare e ci vorranno anni per trovare queste nuove cultivar di ulivo.